Vas-y, descends, Pierre. Attends, laisse-le descendre, il va pas. Vas-y, descends, toi, Pierre, on descend. Attends, on descend pas, toi. Vas-y, Pierre. Per il dottor Borsellino, Fabrizio Cal. Non ho capito. Ottavo piano. Jonathan, tu me laisseras en attention. Qu'est-ce que je te laisse faire? Tu veux passer avant? Consultare perché questo è l'indicazione.
dove si trovano i documenti, ma c'è tutto questo su di loro. Beh, sono ogni foglio del genere corrisponde a un documento anche voluminoso. Non ci vuole tempo per andarli a pescare. Perché Mangano fu coinvolto sia nel blitz di San Valentino, sia nel blitz di San Valentino, sia nel processo Spato che fece negli anni 80 con Falcone a Palermo. Quello che ci risulta per il suo Spatola, l'essenziale è riportato in questa scheda qua. Per quanto riguarda il Blitz di San Valentino, no, questo l'abbiamo, il Blitz di San Valentino. Nonostante io me ne sia occupato per un certo periodo sul Blitz di San Valentino, perché poi mi chiamai in competenza di Palermo e lo trasmisi, il successo lo levai conflitto di competenza e l'ho trasmesso a Roma. Per la verità si potrebbero andare a pescare questi documenti a Palermo, perché ci sono tutti, sono legati ai documenti armati che si facessero, ma stamattina non sono arrivati né loro a cercarmi né io a esaminarli, perché è stata una mattina piuttosto movimentata. Stiamo preparando un altro blitz nel giapponese. Ah sì? Quando? Trasmettiamo oggi i... gli atti a... No. Questo bisogna... Ma c'è un nome. Ci sei se so, eh? Dopo l'ex di là, c'è un problema. Là c'è. Oggi ci mettiamo gli atti a giudice per le indagini preliminari, ma se vogliamo qualche giorno mi sono più vicino. 50. Sempre la storia. No, questo riguarda specificamente un traffico di droga. Sempre per la stessa zona. Sono esattamente 50. Pronto? Ah, va bene, ciao. Senti, Lucia è scesa. Sì, è passato Bartolo a prenderla. Ok, ciao, tante cose. È stato prosciolto da questo omicidio, con la conseguenza che ha perduto il diritto alla protezione da parte degli Stati Uniti d'America. Eh sì, perché essendo stato prosciolto da un'autoaccusa, è risultato giudizialmente che aveva detto il falso. E sostanzialmente ha perso il diritto del programma, come si chiama? Il programma della protezione. E infatti non è più negli Stati Uniti d'America. Dunque, cominciamo. Lei si è occupato di questo maxi processo di Palermo. Cosa ha fatto in questo maxi processo di Palermo? Ma io ero uno dei giudici istruttori. Inizialmente eravamo quattro che abbiamo raccolto le dichiarazioni di tutti i collaboratori che sono stati utilizzati in questo processo, Buscetta principalmente, ma anche tanti altri collaboratori minori che hanno dato un apporto dal punto di vista giudiziario, strettamente giudiziario, non meno consistente di quello di Buscetta. E poi ho redatto nell'estate dell'85, ho redatto il provvedimento conclusivo del processo, che va come ordinanza, maxi ordinanza, sulla base della quale si è svolto poi il giudizio di primo grado. Conosce bene gli imputati? Beh, pressoché tutti gli imputati. Quanti ci sono? Beh, gli imputati del maxi processo erano circa 800, ne furono rinviati a giudizio 475. Beh, tra questi 475 ce n'è uno che ci interessa, è un tale Vittorio Mangano. Lei lo conosce, ha avuto a che fare con... Sì, Vittorio Mangano l'ho conosciuto anche in periodo antecedente al maxi processo, precisamente negli anni fra il 75 e l'80. Ricordo di aver istruito un procedimento che riguardava una delle estorsioni
fatte a carico di talune cliniche private palermitane. Ah, pronto, se possiamo sospendere un istante. Pronto, Nino? Senti, volevo sapere com'è andata stamattina. Ci occupa? Sì. Ci vuoi prendere la questione? No, ci occupa. Soit en demi-plan là, hein, sur la question, hein, Pierre. Hein? Ici, avec, là. Plus près, ouais. Si. Hein? Well. Un peu plus serré. Comme tu m'as fait le dernier plan, comme ça. Voilà, un peu plus serré. C'est bon. Je suis en gros plan. Pas très gros plan, hein. Je suis comme ça. Là. Un peu plus là. Ouais. Ok. Un peu plus large. À peine. C'est tout bon, quand tu veux. Ok. Dunque, tra questi centinaia di imputati c'è uno che ci interessa, è un tale Vittorio Mangano. Lei l'ha conosciuto? Sì, Vittorio Mangano l'ho conosciuto in epoca addirittura antecedente al maxi processo, perché fra il 74 e il 75 Vittorio Mangano restò coinvolto in un'altra indagine che riguardava talune estorsioni fatte in danno di talune cliniche private palermitane, che presentavano una caratteristica particolare. Ai titolari di queste cliniche era stato, venivano inviati dei cartoni con all'interno una testa di cane mozzata. L'indagine fu particolarmente fortunata perché attraverso la marca dei cartoni e attraverso dei numeri che sui cartoni usava mettere la casa produttrice, si poté rapidamente individuare chi li aveva acquistati e attraverso un'ispezione fatta in un giardino di una salumeria, un negozio di vendita di salumi che risultava aver acquistato questi cartoni, si scoprirono all'interno, sepolti in questo giardino, i cani con la testa mozzata. Vittorio Mangano restò coinvolto in questa inchiesta perché venne accertata la sua presenza in quel periodo come ospite o qualcosa del genere. I miei ricordi sono un po' affievoliti di questa famiglia, credo che si chiamasse Guddo, che era stata l'autrice materiale delle estorsioni. Fu processato, non ricordo quale sia stata l'esito del procedimento, però fu questo il primo incontro processuale che io ebbi con Vittorio Mangano, che poi ho ritrovato nel maxi processo perché Vittorio Mangano fu indicato sia da Buscetta che da Contorno come uomo d'onore appartenente a Cosa Nostra. Mangano, homme d'honneur appartenant à la Cosa Nostra, c'est ça qu'il dit. Oui, c'est ce que disent Buscetta et Contorno. Okay. Uomo d'onore di che famiglia? L'uomo d'onore della famiglia di Pippo Calò, cioè di quel personaggio capo della famiglia di Portanuova, famiglia alla quale originariamente faceva parte lo stesso Buscetta. Si accertò che il Vittorio Mangano, ma questo già risultava dal procedimento precedente che avevo istruito io, e risultava altresì da un procedimento, cosiddetto procedimento Spatola, che Falcone aveva istruito negli anni immediatamente precedenti al maxi processo, che Vittorio Mangano risiedeva abitualmente a Milano, città da dove, come risultò da numerose intercettazioni telefoniche, costituiva un terminale del traffico di droga, di traffici di droga che conducevano le famiglie palermitane. E questo Mangano Vittorio faceva traffico di droga a Milano? Il Vittorio Mangano, se ci vogliamo limitare a quelle che furono le emergenze probatorie più importanti, risulta l'interlocutore di una telefonata intercorsa fra Milano e Palermo, nel corso della quale lui, conversando con altro personaggio delle famiglie mafiose palermitane, preannuncia
o tratta l'arrivo di una partita di eroina chiamata alternativamente, secondo il linguaggio convenzionale che si usa nelle intercettazioni telefoniche, come magliette o cavalli. Mangano è stato poi sottoposto al processo dibattimentale ed è stato condannato proprio per questo traffico di droga. Credo che non venne condannato per associazione mafiosa, bensì per associazione semplice, e riportò in primo grado una pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione. In che anno siete stato? In che anno era? In che anno riportò questa Sì. condanna? Riportò questa condanna in primo grado nel 1900, all'inizio del 1988. Ne aveva già scontato un buon numero di questa condanna. In appello, per le notizie che io ho, la pena è stata sensibilmente ridotta. Dunque, quando Mangano al telefono parlava di droga, diceva cavalli. Perché Diceva cavalli e diceva magliette talvolta. c'è, se ricordo bene, nell'inchiesta dell'Anselm Valentino, un'intercettazione tra lui e Marcello Dell'Utri in cui si parla di cavalli anche. Sì, comunque non è la prima volta che viene utilizzata. Probabilmente non so se si tratti della stessa intercettazione, se mi consente di consultare. No, in questa intercettazione in cui si parla di cavalli è un'intercettazione che avviene fra lui e uno della famiglia degli Inzerillo. Ma ce n'è un'altra nella Sì, San Valentino con sì. lui e Dell'Utri. Sì, il processo di San Valentino, sebbene io l'abbia gestito per qualche mese, poiché mi fu assegnato a Palermo allorché i giudici romani si dichiarano incompetenti e lo trasmisero a Palermo, io mi limitai a sollevare a mia volta un conflitto di competenza davanti alla Cassazione, conflitto di competenza che fu accolto, quindi il processo ritornò a Roma o a Milano, in questo momento non lo ricordo, conseguentemente non è un processo che io conosca bene in tutti i suoi dettagli perché appunto non l'ho istruito, mi sono dichiarato incompetente. Comunque lei, in quanto esperto, lei può dire che quando Mangano parla di cavalli al telefono vuol dire droga. Sì, tra l'altro questa tesi dei cavalli che vogliono dire droga è una tesi che fu asseverata nella nostra ordinanza istruttoria e che poi fu accolta a dibattimento, tant'è che Mangano fu condannato al dibattimento del maxiprocesso per traffico di droga. Fu condannato esattamente a 13 anni e 4 mesi di reclusione, più 70.000 lire, 70 milioni di multa, e la sentenza di Corte d'Appello confermò queste decisioni del primo grado, e sebbene da quanto io rilevo dalle carte vi sia stata una sensibile riduzione della pena. Dell'Utri E Dell'Utri non c'entra in queste storie. non è stato imputato del maxiprocesso per quanto io ne ricordi. So che esistono indagini che lo riguardano e che riguardano insieme Mangano. A Palermo. Sì, credo che ci sia un'indagine che attualmente è a Palermo con il vecchio rito processuale nelle mani del giudice istruttore, ma non ne conosco i particolari. Dell'Utri, Marcello Dell'Utri o Alberto Dell'Utri? Le due. Non ne conosco i particolari, potrei consultare avendo preso qualche appunto, cioè si parla di Dell'Utri Marcello e Alberto, Le due. entrambi, sì. I fratelli. Sì. Quelli della Publitalia, insomma. Sì. E tornando a Mangano. Le connessioni tra Mangano e Dell'Utri. Si tratta di atti processuali delle quali non mi sono personalmente occupato, quindi sulle quali non potrei riferire nulla con cognizione di causa. Posso ulteriormente riferire che successivamente al maxiprocesso,
o almeno all'istruzione del marchese Processo, di questo Vittorio Mangano parlò pure Calderone, che lo ribadì la sua posizione di uomo d'onore e parlò di un incontro con Mangano avuto da Calderone, credo nella villa di, nella tenuta agricola di Michele Greco, insieme, dove lo conobbe mentre si era ivi recato dopo aver compiuto un omicidio, almeno questo lo dice Calderone, assieme a Rosario Riccobono. Dello stesso Mangano ha parlato anche a lungo un pentito minore che è recentemente deceduto, un certo Calzetta, il quale ha parlato dei rapporti fra questo detto Mangano e una delle famiglie di Corso dei Mille, la famiglia Zancla, che, i cui esponenti furono tutti sottoposti a processo, erano tutti imputati nel maxi processo. La prima volta che l'ha visto, quando era Mangano? La prima volta che l'ho visto, anche se fisicamente non lo ricordo, l'ho visto fra il 70 e il 75. Per l'interrogatorio? Per l'interrogatorio, sì. E dopo è stato arrestato? Fu arrestato fra il 70 e il 75. Fisicamente non ricordo il momento in cui lo vidi nel corso del maxi processo, perché non ricordo neanche di averlo interrogato personalmente io. Comunque si tratta di ricordi che cominciano ad essere un po' sbiaditi, in considerazione del fatto che sono passati abbondantemente 10 anni, quasi 10 anni. E lei ti ha arrestato a Milano o a Palermo? A Palermo la prima volta. Ah, la prima volta? Palermo, sì, la prima volta sicuramente a Palermo. Quando? A che epoca? Fra il 70 e il 75. 75. Fra il 75. E dopo, cioè fra il 75 e l'80. Ah, fra il 75 e l'80. Probabilmente sarà stato a metà strada fra il 75 e l'80. Ma lui viveva già a Milano. Beh, lui sicuramente era dimorante a Milano, anche se risultò, lui stesso affermava di spostarsi frequentemente tra Milano e Palermo. E si sa cosa faceva? Lei sa cosa faceva a Milano? A Milano credo che lui dichiarò di gestire un'agenzia ippica o qualcosa del genere. Ci è parlato anche e comunque che avesse questa passione di cavalli, risulta effettivamente a verità, perché anche nel processo questo delle estorsioni di cui ho parlato, non ricordo a che proposito venivano fuori dei cavalli, effettivamente cavalli, non cavalli come parola che mascherava il traffico di stupefacenti. Sì, ma quella conversazione con De Lutri poteva anche trattarsi di cavalli. Bene, la conversazione inserita nel maxi processo, se non piglio errore, si parla di cavalli che dovevano essere mandati in un albergo, quindi non credo che potesse trattarsi effettivamente di cavalli. Se qualcuno mi deve recapitare due cavalli, me li recapita all'ippodromo o comunque al maneggio, non certamente dentro l'albergo. In un albergo dove? Ho vaghi ricordi, ma probabilmente si tratta del Plaza o di qualcosa del genere, sì. Di che città? Di Milano. Ah, per di più. Sì. Ho capito. E a Milano non ha altre precisioni sulla sua vita, su cosa faceva, su... Guardi, se avessi possibilità di consultare gli atti del procedimento, molti ricordi mi riaffiorerebbero, ma ripeto, si tratta di ricordi ormai un po'... sbiaditi dal tempo. Perché si è detto che ha lavorato per Berlusconi. Non le saprei dire in proposito, o anche se dico, debbo far presente che come magistrato ho una certa ritrosia a dire le cose di cui non sono certo, poiché ci sono addirittura, so che ci sono addirittura ancora delle indagini in corso in proposito, per le quali non conosco addirittura quali degli atti siano ormai conosciuti ed ostensibili e quali debbono rimanere segreti. Questa vicenda che
riguarderebbe i suoi rapporti con Berlusconi, è una vicenda che la ricordi o non la ricordi, comunque è una vicenda che non mi appartiene, non sono io il magistrato che se ne occupa, quindi non mi sento autorizzato a dirle nulla. Ma c'è un'inchiesta ancora aperta? So che c'è un'inchiesta ancora aperta. Su Mangano. E Berlusconi. Sì. E Berlusconi. A Palermo. Su Mangano credo proprio di sì. O comunque ci sono delle indagini istruttorie che riguardano rapporti di polizia concernenti anche il Mangano. E concernant quoi, c'est ça? Se vi ha dei rapporti, ma il ne peut pas nous dire, puisque il y a il secret de l'instruction. Il secret de l'instruction. E l'enquête è toujours en cours. Questa parte dovrebbe essere richiesta a Guarnotta, che ne ha la disponibilità, quindi non so io se sono cose che possono dirsi in questo momento. Ma lui comunque era uomo d'onore negli anni 70. Beh, secondo le dichiarazioni di Buscetta, Buscetta lo conobbe già come uomo d'onore in un periodo in cui furono detenuti assieme a Palermo, periodo antecedente agli anni Ottanta. Ritengo che Buscetta si riferisca proprio al periodo in cui Mangano fu detenuto a Palermo a causa di quelle estorsioni del processo dei cani con le teste mozzate di cui ho parlato prima. Ma Buscetta come fa a dire che Mangano era un uomo d'onore? Evidentemente Buscetta precisa ogni qualvolta indica una persona come uomo d'onore, precisa quali siano state le modalità di presentazione di cui lui ha parlato in generale nelle sue dichiarazioni e poi specificamente ne parla con riferimento a ogni singola persona accusata, cioè la presenza di un terzo uomo d'onore che, garantendo della qualità di entrambe le persone che si presentano, presenta l'uno all'altro e l'altro all'uno. È un rito? Secondo il rituale, si tratta proprio di un rituale descritto non soltanto da Buscetta, ma descritto anche da Contorno e descritto da tutti i pentiti, descritto da Calderone e descritto da altri pentiti minori. Gli uomini d'onore non possono scambievolmente presentarsi se non vi è la presenza di un terzo uomo d'onore che già è stato presentato ad entrambi e quindi si è in grado di rivelare all'uno la qualità di uomo d'onore dell'altro. È un rito di Cosa Nostra del quale abbiamo trovato decine e decine di conferme. Lei nelle sue carte non ha la data esatta dell'arresto di Mangano negli anni 70? Guardi, le posso dire che non ho la data esatta dell'arresto di Mangano perché mi manca il documento, però Buscetta parla di un incontro avvenuto nel carcere con Mangano, nel carcere di Palermo, un incontro avvenuto nel 1977. Mangano negò in un primo momento che vi fosse stata questa possibilità di incontro tra lui e Buscetta. Gli accertamenti espletati permisero di accertare che sia il Mangano che il Buscetta erano stati detenuti assieme a Lucciardone proprio nel 1977 e probabilmente forse in qualche anno prima o dopo il 77. 77 vuol dire che era dopo che Mangano aveva cominciato a lavorare per Berlusconi. Da quanto sappiamo lui ha cominciato a lavorare nel 75. 75 il ha dû commencer. 82 qu'il est là-bas. Non, ma il a commencé comme intendant en 75 là-bas. C'est pas sûr, c'è pas la prova. Le posso dire che sia Mangano che Buscetta, sia Buscetta che Contorno non forniscono altri particolari circa il momento in cui Mangano sarebbe stato fatto uomo d'onore. Une chose que je voudrais savoir c'est comment Mangano et Dell'Utri si sont connus, si sont connus d'après lui. C'est ce que je voudrais savoir. Lei sa come Mangano e Dell'Utri si sono conosciuti? No, non lo so, perché questa parte dei rapporti di Mangano, ripeto, non fa parte della
delle indagini che ho svolto io personalmente, conseguentemente quello che ne so io e quello che può risultare dai giornali o da qualsiasi altra fonte di conoscenza, non è comunque mai una conoscenza professionale mia. E sul punto peraltro non ho ricordi. Parce qu'ils sont de Palerme tous les deux, d'après vous? Sono di Palermo tutti e due. C'est possible? Non è una considerazione che induce ad alcuna conclusione, perché Palermo è una città, diversamente come ad esempio Catania, dove le famiglie mafiose erano composte di non più di una trentina di persone, almeno originariamente, in cui gli uomini di onore sfioravano, ufficiali sfioravano le 2000 persone, secondo quanto ci racconta ad esempio Calderone. Quindi il fatto che fossero di Palermo tutti e due non è detto che si conoscessero. Sì, ma c'è un socio di Dell'Utri, un tale Filippo Rapisarda, che dice che ha conosciuto Dell'Utri tramite qualcuno della famiglia di Stefano Bompardo. Guardi, Mangano era della famiglia di Portanuova, cioè la famiglia di Calò. Considerando che Cosa Nostra è... C'è una macchina vostra, una Renault qui di fronte? Sì. Ho capito. La stanno portando via? Che devo dire alla vigilessa di lasciarla? Sì, gli dice se... Okay. Vabbè, ammesso che la vigilessa la lascia, perché sì, lo sai che se le portano tutte queste macchine. Ma se le portano via? Eh sì, perché qui davanti non si può posteggiare. No, sua moglie, che bisogna spostare la macchina. Che io temo di sì, perché non è la prima volta che viene qualcuno a trovarmi e poi quando scende la macchina non la trovo. Questi sono gli scherzi normali. Ti rifaccio la domanda. C'è un socio di Marcello Dell'Utri, tale Filippo Rapisarda, che dice che questo Dell'Utri gli è stato presentato da uno della famiglia di Stefano Bontate. Beh, considerato che Mangano ricordo appartenesse alla famiglia di Pippo Calò, evidentemente non sarà stato Manga, non sarà stato qualcuno non saprei individuare chi potesse averglielo presentato. Comunque tenga presente che nonostante la Palermo sia la città della Sicilia dove le famiglie mafiose erano più numerose, si è parlato addirittura in certi periodi almeno di 2000 uomini d'onore, con famiglie numerosissime, la famiglia di Stefano Bontate sembra che in certi periodi ne contasse almeno 200, e si trattava comunque di famiglie appartenenti ad una unica organizzazione, cioè Cosa Nostra, e quindi i cui membri in gran parte si conoscevano tutti, e quindi è presumibile che questo Rapisarda riferisca una circostanza vera. Lei Rapisarda ne ha sentito parlare? Rapisarda, so dell'esistenza di Rapisarda, non me ne sono mai occupato personalmente. A Palermo c'è un giudice che se ne è occupato? Credo che attualmente se ne occupi, se vi è una inchiesta aperta anche nei suoi confronti, se ne occupi il giudice istruttore, cioè l'ultimo degli appartenenti, cioè il collega Guarnotta, cioè l'ultimo degli appartenenti al pool antimafia che è rimasto in quell'ufficio a trattare i processi che ancora si svolgono col rito, col vecchio codice procedura penale. Perché a quanto pare Rapisarda, Dell'Utri erano in affare con Ciancimino tramite un tale Alamia. Che Alamia fosse in affari con Ciancimino è una circostanza da me conosciuta e che credo risulti anche da qualche processo che si è già celebrato. Per quanto riguarda Dell'Utri e Rapisarda non so fornirle particolari indicazioni, trattandosi, ripeto sempre, di indagini di cui non mi sono occupato personalmente. Ma questo Ciancimino, ex sindaco di Palermo, è un mafioso? Ciancimino è stato
colpito da mandato di cattura nel periodo in cui io lavoravo ancora a Palermo presso l'ufficio istruzione proprio per la sua supposta appartenenza a Cosa Nostra. Procedimento che si è svolto a dibattimento in epoca estremamente recente e nel corso del quale è stato condannato. Conseguentemente è stato accertato giudizialmente, almeno in primo grado, la sua appartenenza a Cosa Nostra. A cosa è stato condannato? Non ricordo esattamente, si tratta di una sentenza di qualche mese fa, della quale comunque non ricordo la condanna, non ricordo gli anni relativi alla condanna. Ma è chiaro che quando si fa riferimento a Cosa Nostra, dal punto di vista dell'organo giudiziario penale italiano, non viene considerato sempre necessario che la persona sia uomo d'onore all'interno di Cosa Nostra, perché queste sono regole dell'ordinamento giuridico mafioso. In Italia, secondo l'ordinamento giuridico statuale, si può essere condannati per 416 bis, cioè per associazione mafiosa, anche non appartenendo ritualmente, a seguito di una regolare e rituale iniziazione a Cosa Nostra. Faccio l'esempio, peraltro molto diffuso nelle indagini che sono state fatte, di una famiglia mafiosa che si avvale di Cosa Nostra, che si avvale per la consumazione, abitualmente per la consumazione di taluni delitti di sangue, di giovani non ancora inseriti in Cosa Nostra, diciamo in periodo di tirocinio. Questo, secondo l'ordinamento giuridico statuale, questi giovani killer che vengono reclutati da Cosa Nostra, ma non ancora ritualmente inseriti secondo la rituale cerimonia nell'organizzazione, fanno comunque parte dell'organizzazione criminosa secondo l'ordinamento giuridico statuale. Et comment, je voudrais revenir juste sur un truc, comment lui, il peut analyser en tant qu'homme, hein, je parle, la fusion, entre guillemets, par exemple, d'un industriel, de publiciste de renom comme Dell'Utri, ou comme Berlusconi, comme un industriel, avec des gens d'honneur de la mafia et tout, ou d'autres, pas uniquement ces deux cas, si tu veux. Comment il peut analyser ça? Pourquoi la Cosa Nostra s'intéresse à... Come questa fusione può essere fatta? Lei in quanto uomo, non più in quanto giudice, come giudica la fusione che si opera, che abbiamo visto operarsi, tra industriali al di sopra di ogni sospetto come Berlusconi o Dell'Utri e uomini di onore di Cosa Nostra? Cioè Cosa Nostra si interessa all'industria? Come... Beh, a prescindere da ogni riferimento personale, perché ripeto, con riferimento a questi nominativi che gli ha fatto, io non ho personali elementi tali da poter esprimere opinioni, ma considerando la faccenda nel suo atteggiarsi generale, allorché l'organizzazione mafiosa, la quale sino agli anni 70, sino all'inizio degli anni 70, aveva avuto una caratterizzazione di interessi prevalentemente agricoli o al più di sfruttamento di aree edificabili. All'inizio degli anni 70 in poi Cosa Nostra cominciò a diventare una impresa anch'essa, un'impresa nel senso che attraverso l'inserimento sempre più notevole, che a un certo punto diventò addirittura monopolistico nel traffico di sostanze stupefacenti, Cosa Nostra cominciò a gestire una massa enorme di capitali, dei quali naturalmente cercò lo sbocco, perché questi capitali in parte venivano esportati o depositati all'estero, e allora così si spiega la vicinanza fra elementi di Cosa Nostra e certi finanzieri che si occupavano di questi movimenti di capitali. Contestualmente Cosa Nostra cominciò a porsi il problema e ad effettuare
degli investimenti leciti o paraleciti, come noi li chiamiamo, di capitali. Naturalmente per questa ragione cominciò a seguire vie parallele e talvolta tangenziali all'industria operante anche nel nord, della quale in certo qual modo, alla quale in un certo qual modo si avvicinò per poter utilizzare le capacità imprenditoriali al fine di far fruttare questi capitali dei quali si era trovata in possesso. Dunque lei mi dice che è normale che Cosa Nostra si interessa a Berlusconi? È normale il fatto che chi è titolare di grosse quantità di denaro cerca gli strumenti per poter questo denaro impiegare, sia dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare questo denaro. Naturalmente queste esigenze, queste necessità alle quali l'organizzazione criminosa a un certo punto della sua vita storica si è trovata di fronte, hanno portato ad una naturale ricerca degli strumenti industriali e degli strumenti commerciali per dove far trovare uno sbocco a questi capitali, e quindi non mi meraviglia affatto che a un certo punto della sua storia Cosa Nostra si è trovata in contatto con questi ambienti industriali. E uno come Mangano può essere l'elemento di connessione tra questi due mondi? Beh, guardi, Mangano era una persona che già in epoca ormai, diciamo, databile, abbondantemente di due decenni almeno, era una persona che già operava a Milano, era inserita in qualche modo in un'attività commerciale. È chiaro che era una delle persone, vorrei dire anche una delle poche persone di Cosa Nostra, che erano in grado di gestire questi rapporti. Però lui si occupava anche di traffico di droga, l'abbiamo visto, ma anche di sequestro di persona. Ma tutti quei mafiosi che in quegli anni, siamo probabilmente alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, che approdarono a Milano, e fra questi non dimentichiamo che c'è pure Luciano Liggio, cercarono di procurarsi quei capitali che poi investirono nel traffico della sostanza stupefacente anche con i sequestri di persona. Lo stesso Luciano Liggio fu coinvolto in alcuni clamorosi processi che riguardavano sequestri di persona. Allora, non ricordo se si trattasse ad esempio di quello di Rossi di Montalera, ma probabilmente fu proprio uno di questi. E diversi personaggi che ancora ritroviamo come protagonisti di vicende mafiose a Milano si dedicarono a questo tipo di attività, che invece, salvo alcuni fatti clamorosi che costituiscono comunque l'eccezione, sequestri di persona, che invece a un certo punto Cosa Nostra si diede come regola di non gestire mai in Sicilia. Un investigatore ci ha detto che al momento in cui Mangano lavorava per Berlusconi c'è stato un sequestro, non a casa di Berlusconi, però di un invitato che usciva dalla casa di Berlusconi. Non sono a conoscenza di questo episodio. E questo sequestro fu opera, insomma, fu implicato dentro tale Pietro Verdengo. Ritengo possa trattarsi, anche perché non ne conosco altri con questo nome, del mafioso che è stato protagonista di alcune vicende che hanno avuto estremo risalto di stampa in questi ultimi tempi, cioè del Pietro Vernengo, appartenente alla famiglia mafiosa, credo, di Santa Maria di Gesù, che è stato condannato all'ergastolo nel maxi processo con sentenza confermata in appello. Era imputato addirittura, credo che di 99 omicidi, e per qualcuno di essi è stato condannato.
Pietro Verdengo, personaggio che fu sicuramente uno dei più importanti del maxi processo, fra quelli coinvolti sia nel traffico dei tabacchi lavorati esteri all'inizio e nel traffico delle sostanze stupefacenti poi. Anzi, credo che un congiunto di Pietro Verdengo sia quel Di Salvo che risultò titolare di una delle raffinerie di droga scoperte a Palermo, proprio nella città di Palermo e precisamente nella zona di Romagnolo, Acqua dei Corsari. Una raffineria che fu scoperta mentre era ancora in funzione. Avete detto maxi processo, cioè Verdengo è stato giudicato con mangano. Verdengo è stato giudicato nel maxi processo con mangano. Loro due si conoscevano? Non lo ricordo se sono state fatte domande del genere o accertamenti di questo genere. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, donc il considère en gros que Mangano c'est plus ou moins un poisson pilote. Mangano è più o meno un pesce pilota, non so come si dice, un'avanguardia. Sì, guardi, le posso dire che era uno di quei personaggi che, ecco, erano i ponti, le teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. Ce n'erano parecchi, ma non moltissimi, almeno fra quelli individuati. Altro personaggio che risiedeva stabilmente a Milano è uno dei Bono, credo che Alfredo Bono, che nonostante fosse capo della famiglia di Bolognetta, che è un paese vicino a Palermo, risiedeva abitualmente a Milano. E nel maxi processo in realtà devo dire Mangano non appare come uno degli imputati principali. Non c'è dubbio comunque che almeno con riferimento al maxi processo è un personaggio che suscitò parecchio interesse anche per questo suo ruolo un po' diverso da quello attinente specificamente alla mafia militare. Anche se le dichiarazioni di Calderone lo indicano anche come uno che non disdegnava neanche questo ruolo militare all'interno dell'organizzazione mafiosa. Se mal non ricordo, Calderone parla di un incontro con Mangano avvenuto in un fondo di Stefano Bontate, dove il Mangano e Rosario Ziccobono, sopravvenuti nel frangente, si dicevano reduci da un'operazione di sangue o qualcosa del genere. Devo dire che l'esito processuale però delle dichiarazioni di Calderone è stato un esito deludente, poiché dal punto di vista strettamente giudiziario, cioè delle condanne con riferimento agli accusati, delle dichiarazioni di Calderone è rimasto ben poco probabilmente perché in concomitanza con le dichiarazioni di Calderone è sopravvenuta quella dirompente sentenza o decisione della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha disconosciuto l'unitarietà dell'organizzazione criminosa Cosa Nostra, sostenendo che trattavasi invece di tante famiglie o tante organizzazioni avente ognuna la propria collocazione territoriale, cosicché il procedimento derivante dalla dichiarazione di Calderone è stato spezzettato credo in 10 o 12 tronconi, pochi dei quali restano ancora in piede e nessuno dei quali credo abbia avuto sino ad ora un esito dibattimentale definitivo e soddisfacente dal punto di vista dell'accusa. Dunque Mangano era uno capace di partecipare a azioni militari? Secondo le dichiarazioni di Calderone, sì. Quale azione militare non si sa? Ma ripeto,
Calderone parla di un incontro con questo Mangano avvenuto nel fondo di Bontade, nel quale Mangano e Rosario Riccoboni si dicevano reduci di un'azione di sangue. Quando? Il periodo è sicuramente, credo che sia un periodo di poco precedente all'omicidio di Di Cristina, quindi dovremmo essere prima del 1978. Subito dopo la sua scarcerazione. Non saprei essere più preciso perché dovrei consultare gli atti. È citato in questo libro di Arlacchi questo episodio. Sì. Sì. Dice. Tu fai le grandes coupes de la basse, e ne parla una sola volta in questo libro per la zona. Dice. Ah, dice nel 1976, un giorno del 76, quindi io ricordavo 77, mi trovavo alla tenuta Favarella assieme a Pippo, eravamo seduti a discutere con Michele Greco. Ecco, non è Bontade, è Michele Greco, ora che io ricordavo la tenuta di Bontade mentre si trattava la tenuta di Michele Greco. Siamo seduti a discutere con Michele Greco quando arrivarono Rosario Riccoboni e Vittorio Mangano, un donatore di Pippo Calò che avevo già incontrato a Milano. Erano venuti per informare Greco dell'avvenuta esecuzione di un ordine. Avevano appena eliminato il responsabile del sequestro di una donna e avevano pure liberato l'ostaggio. Penso di ricordare anche a quale delitto si riferisce. Qual era? Si riferisce il Calderone. Credo che perché in quell'epoca credo che venne sequestrata a Monreale una certa Gabriella o Graziella Mandalà, la quale qualche giorno dopo, credo appena 8 giorni dopo, fu ricomparve, diciamo, fu liberata, e subito dopo si verificarono tutta una serie di delitti estremamente raccapriccianti. Uno, un tizio che probabilmente era sospettato di aver partecipato a questo sequestro, fu ritrovato addirittura nella circonvallazione dentro un sacco di Calderone con riferimento al suo incontro con Mangano. Fatto da Mangano. Calderone lascia capire in questo modo. Almeno da queste dichiarazioni che vedo riportate nel libro di Pino Arlacchi, anzi credo che Calderone cita proprio questo fatto che mi ha fatto ricordare. Sì, le vittime avevano tra decisione fatta da Ligio di due donne, della quale una viene stuprata e uccisa, una ragazza di 14 o 15 anni viene stuprata e uccisa subito dopo. Si tratterebbe un delitto analogo a quello per cui un tizio stamattina è stato. Ci sono tutta una serie di appunti, di schede di computer attraverso le quali occorre però risalire alla documentazione, delle quali alcuni sono sicuramente ostensibili perché fanno parte del maxi processo e ormai sì. Il maxi processo è conosciuto, è pubblico. Alcuni non lo sono perché sono riguardanti indagini in corso, li dovrei far esaminare da Guarnotte per poi. No, dicevo solo quei fogli di computer. Eh sì, però qualcuno di questi fogli di computer riguarda, per esempio, sta faccenda di Dell'Utri, Berlusconi, e non so fino a che punto sono ostensibili. Io glieli do. L'importante è che lei non dica che gliel'ho dato io. Sono soltanto, ecco, questo computer è organizzato in questo modo, questo è un indice sostanzialmente. Perché attraverso queste indicazioni noi cerchiamo Vittorio Mangano e il computer ci tira
fuori tutti gli indici degli atti dove sappiamo che c'è il nome Vittorio Mangano. Però non sono gli atti, sono è l'indicazione di come si possono andare a trovare. Perché poi il processo è microfilmato, c'è lì una cosa, si cerca il microfilm e si tirano fuori. Cosa non sempre facile, perché ormai questi bobine microfilm sono diventate numerosissime.